Io immagino, per aver anche sentito molti, in altre occasioni evidentemente, molti dei relatori che sono intervenuti questa mattina, in altre occasioni recenti, immagino che saremo stati tutti d'accordo prima delle soluzioni, prima delle proposte, in una analisi, forse un po' grossolana, ma di fondo della situazione italiana ed europea, che vede oggi la crisi forte non di una contingenza economica, ma vede la crisi di un modello. Un modello che in Italia abbiamo proposto e sul quale abbiamo vissuto quasi tutti quanti, e che è andato avanti per molti decenni perché quasi tutti quanti erano interessati a tenerlo in piedi, ma che non era certamente liberale, inutile dirlo, ma non era neanche sostenibile, e che è andato avanti soltanto perché per qualche generazione si è deciso abbastanza consapevolmente, secondo me, almeno da parte di quella che doveva essere la classe dirigente, di vivere alle spalle delle generazioni future, per cui certi livelli di benessere, certi livelli di spesa pubblica, certi livelli anche di spreco pubblico ai quali oggi assistiamo sono stati possibili con la consapevolezza da parte di chi li rendeva tali che si stava accumulando un debito pubblico senza precedenti, del quale allora non erano chiamati a rispondere perché non si era ancora dentro a una costruzione europea, a una unificazione monetaria in un sistema più vasto e mediamente più sano, che ci avrebbe prima o poi costretti a fare i conti con il nostro passato. Ecco, vivere sulle spalle delle generazioni a venire ha il piccolo problema che le generazioni a venire poi a un certo momento vengono, no? E adesso sono venute e trovano un campo di macerie, per cui si sono create dei dualismi forti fra quelli che oggi pagano dei contributi previdenziali ma non avranno una pensione, o avranno una pensione che è una piccola frazione di quella che oggi percepiscono le persone che sono o che stanno per percepire le persone che fanno il loro stesso lavoro e che stanno per uscire dalla loro vita professionale. Abbiamo delle persone relativamente formate o molto formate che non trovano occasione di lavoro. Abbiamo molte situazioni in cui c'è un dualismo che non è più destra-sinistra, ma è spesso un dualismo generazionale, proprio perché i vecchi hanno fatto piazza pulita e i giovani arrivano, sono mediamente bravi, lavorano mediamente tanto, il loro lavoro è precario, non è garantito, le loro pensioni non ci saranno e si trovano in una situazione che è seriamente peggiore di quella delle generazioni che l'hanno preceduta. Ecco, vale subito la pena di... Prima dicevo non sono un politico professionista, per me sarebbe facile dire questi politici eccetera, ma io sono arrivato 4 anni e mezzo fa, cioè, stavo da tutt'altra parte, è uno scandalo che cosa hanno fatto eccetera. Onestamente, ecco, è bene che partiamo dalla consapevolezza che questa roba qui è andata avanti col consenso di tutti, che questa dei cittadini italiani è stata a lungo tempo una sorta di servitù volontaria in cui tutti avevano qualche cosa da guadagnare, salvo poi scoprire che ci stavamo rimettendo tutti. E naturalmente in questa precipitare della crisi ci sono state alcune dinamiche esterne che noi abbiamo subito. La globalizzazione ha portato avanti dei paesi dove la competitività era esasperata da un livello anche di sfruttamento di fattori produttivi a buon mercato, quale noi da decenni non abbiamo più, e quindi ci siamo trovati in una competizione nella quale eravamo fortemente perdenti. La costruzione europea ci ha improvvisamente costretti a un rigore finanziario pubblico che non avevamo mai perseguito e ci ha anche costretti a fare i conti con un certo tasso di liberalismo che in questo paese avevamo sempre ignorato, per cui recepire delle direttive più o meno liberalizzanti di qualcosa, fosse pure delle poste, per noi è sempre stato traumatico, l'abbiamo sempre fatto nel peggior modo possibile, svicolando tutto lo svicolabile, spesso purtroppo con successo. E poi naturalmente questo debito accumulato, che oggi vale 2.000 miliardi di euro, vale il 120 e qualcosa per cento del PIL, anche perché il PIL nel frattempo si è inabissato, e di fatto è una palla al piede dalla quale non usciamo. Se noi dovessimo, come sta scritto nelle cose che abbiamo firmato, rientrare di un ventesimo all'anno
di quel delta fra il 60% del PIL di debito ammesso, diciamo, dall'Unione Europea e il 120% che abbiamo noi, dovremmo rientrare del 3% del PIL all'anno, cosa che è con ogni evidenza fuori dalle nostre possibilità. Anche perché nel momento in cui prendiamo contezza che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, che si sono create due Italie, che dov'è? A questo punto come facciamo a tornare a vivere in sintonia con i nostri mezzi? Perché se la ricetta è quella di riportare indietro la nostra vita a quelli che sono i nostri mezzi, effettivamente è una ricetta drammatica che forse non riusciamo neanche a immaginare. Cioè, la gran parte di noi dovrebbero rinunciare a cose che ormai vengono considerate beni di prima necessità, dal telefonino all'automobile a quant'altro. Allora, evidentemente non è solo questo, non è neanche pensabile che riusciamo a fare questo, non è naturalmente auspicabile. Tornare a vivere in sintonia con i propri mezzi bisogna che sia anche, e sperabilmente soprattutto, magari esclusivamente, riuscire a far crescere i propri mezzi. Ma questo avviene se riusciamo a riportare avanti la competitività del paese, che è invece quella che oggi è in crisi proprio per aver seguito questo modello, perché questo modello era facile nel giorno per giorno, però abbiamo creato un sistema che si regge sulla spesa pubblica, che si regge su mercati non liberi, che si regge su parassitismi grandi e piccoli che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni e che però è sistematicamente perdente nel confronto competitivo. In mille casi, Arturo Diaconale prima ricordava il tema della giustizia, questo è uno dei grandi temi, la giustizia che non funziona in Italia, la giustizia civile che ci mette 5, 10, 20 anni per rendere le sue sentenze, è un pesantissimo impedimento a chiunque voglia svolgere una normale attività economica, avendo una vaga certezza che, diciamo, se nei suoi rapporti commerciali con tutto il mondo gli capiterà di litigare, di avere ragione, ci sarà qualcuno che gliela darà la sua ragione. E invece no, in Italia non c'è. Chi dovesse venire a investire dall'estero sa che se si trova in una situazione di contenzioso, questa è una situazione che si prolunga per lustri e che ha degli esiti assolutamente incerti. Ma la cosa più inaccettabile di tutte non è nemmeno l'esito incerto, che in un contenzioso giudiziario ci può sempre stare, ma è l'attesa decennale o ventennale, che invece in un ragionamento economico e imprenditoriale non ci può stare. Allora noi dobbiamo ripensare la nostra competitività partendo da tutti quegli elementi di competitività che abbiamo perso: la concorrenza dalla quale si genera benefici per i consumatori, ma anche per i produttori e anche per il lavoro, perché da un mercato concorrenziale tutti i produttori sono spinti a cercare di fare meglio e quindi sono spinti a investire, sono spinti a creare capacità produttiva migliore quantitativamente e qualitativamente, i consumatori hanno più scelta, hanno prezzi più bassi, hanno maggiore qualità, tutte le cose che in un pubblico, in un consesso di questo genere sappiamo benissimo, ma le sappiamo benissimo, ma sappiamo anche benissimo che in Italia non ci sono. Quindi dobbiamo ripartire vedendo se, e qui secondo me è la grande intuizione di un incontro come questo, del ragionamento che ci proponeva Diaconale, vedere se questi temi sono finalmente sufficientemente condivisi in modo anche trasversale nella società e nella politica italiana. Perché in fondo, fino a non molto tempo fa, la parola liberale è stata usata nella politica italiana, prima non è stata usata per niente, nessuna ragione. Poi quando tutti hanno cominciato a dirsi liberali, hanno usato la parola liberale come una clava, nel senso che ognuno diceva che era liberale lui e che gli altri non lo... Quando ha capito che funzionava, cioè io sono quello liberale, voi siete i comunisti da una parte, e dall'altra parte invece di dire cose liberali hanno detto no, lui non è affatto liberale, quindi siccome non è lui allora lo siamo noi, con un salto logico abbastanza surreale, però in fondo si è fatto questo. Adesso bisognerebbe fare un gioco diverso, cioè cominciare a vedere quali sono le politiche autenticamente liberali che sono in effetti condivise da buona parte del paese. L'esperienza Monti non è che abbia fatto tante cose liberali, per la verità, però l'esperienza Monti di una maggioranza vasta che tiene insieme delle forze molto diverse potrebbe anche preparare il terreno a un ragionamento di questo tipo applicato a politiche liberali, che io vedo sostanzialmente ruotare intorno a tre grandi linee guida. La prima, rimettere l'individuo cittadino e l'individuo impresa
al centro del contratto sociale, al centro della società. In Italia non lo è più. In Italia noi cittadini ruotiamo intorno alla pubblica amministrazione, perché dobbiamo pagare le tasse, perché dobbiamo pagare le multe, perché dobbiamo seguire delle procedure assurde che qualcuno si inventa tutti i giorni perché abbiamo dato un posto a cui non corrispondeva un vero lavoro, e allora se siamo fortunati se ne sta a casa e si dà malato, se invece quello vuole meritarsi il suo stipendio si inventa delle cose che condizionano tutti i giorni la vita dei cittadini, molto al di là dell'aspetto quantitativo, peraltro gravissimo, del 50% di tasse che paghiamo su quello che guadagniamo e del fatto che lavoriamo fino al 27 giugno, fino al 3 luglio, fino a Ferragosto, quello che è per lo Stato e poi per noi stessi. Ma ancora più di questo, c'è anche il fatto che oltre a dare metà di quello che guadagniamo, ci tocca anche perdere metà del tempo che ci rimane per trovare il modo giusto per darglielo con buon modo, perché non si incazzi. Allora capite che a un certo momento, questo è il succo. Allora, riportare l'individuo persona e l'individuo impresa, professionista, eccetera, finalmente al centro. È lo Stato che ha il servizio suo, non viceversa. Qui dentro è un'ovvietà, ma in Italia non lo è, perché succede esattamente l'opposto. Prima, grande linea guida che si declina un sacco di cose: meno tasse, meno spesa pubblica, tasse più semplici, meno burocrazia, eccetera. Poi adesso magari ne parliamo un po', ma non voglio neanche monopolizzare. Seconda grande linea guida, dicevamo prima, la concorrenza. La concorrenza è confronto, è miglioramento dei processi produttivi, è maggiori opportunità di scelta per le famiglie, i consumatori, le persone, eccetera, eccetera, è meritocrazia. Tutti si riempiono la bocca con la parola meritocrazia, ma meritocrazia è un sinonimo di concorrenza. Non c'è merito, non c'è meritocrazia, non c'è premio del merito se non c'è sistematico confronto in condizioni di trasparenza, di parità di condizioni fra persona e persona, fra italiani e stranieri, fra pubblico e privato. Anche qui tutte cose banalissime dette qui, quasi mi vergogno a dirle, però obiettivamente appena usciamo di qui troviamo un'Italia che ragiona in modo diverso. E terza questione, secondo me poi tutte le cose di cui parliamo ruotano intorno a queste tre, una, due, e la terza, la ricordava prima Arturo, è il tema della legalità e della giustizia, in tutte le sue declinazioni, che vanno da il sapere che in questo paese se c'hai ragione qualcuno te la dà e te la dà in tempi ragionevoli, al sapere che in questo paese puoi avviare un'attività imprenditoriale senza che si presenti un tizio dopo qualche giorno a chiederti il pizzo, o senza che in condizioni in cui devi fare fronte a dei debiti improvvisi finisci preda degli usurai perché il sistema bancario non ti dà risposta adeguata, o addirittura, come succede in qualche caso, il tuo banchiere ti scrive su un pezzo di carta il numero dell'usuraio per andarlo a chiamare tu direttamente. È successo anche questo. Allora, io credo che intorno a questi tre temi, poi uno dirà, e saremo tutti portati a pensare, perché non ha detto il rinnovamento della politica, che è evidente. In effetti, però, se ci pensate, il rinnovamento della politica, nel senso in cui tutti più o meno probabilmente lo abbiamo in mente, è l'applicazione di queste tre cose anche alla politica. Cioè, se noi pensiamo a una politica che si rinnova rimettendo le persone al centro, scegliamo i candidati, responsabilizziamo le persone e non i partiti delle macchine che scelgono tutto e tutti, la concorrenza e la meritocrazia, promuoviamo i migliori e non quelli che hanno i patti di tessere nel cassetto, e inutile dirlo, la legalità per il rinnovamento dei partiti oggi sembra, e probabilmente è il tema di fondo ma non è l'unico, se noi decliniamo questi temi anche alla vita politica del paese, troviamo che in queste tre linee guida abbiamo buona parte delle soluzioni.